Sono con Andrea Albanese, qui davanti al Duomo di Milano. Ci siamo incontrati oggi per fare una lunga chiacchierata sul web e dintorni, anche perché siamo reduci entrambi da un sabato pomeriggio molto carino, molto simpatico ai Twitter Awards, nel quale lui era uno degli sponsor. E quindi ti chiedo, come mai ha sponsorizzato esattamente quel premio? È stata un'iniziativa praticamente personale, dove volevo essere nel mezzo dei fatti, e quindi volevo capire come stava funzionando Twitter anche dal punto di vista proprio reale. Volevo incontrare le persone, volevo i protagonisti, volevo proprio vederli anche di persona, volevo coniugare l'offline e l'online e l'offline. Cioè, quindi dandogli anche una veste emozionale. Sì, assolutamente. Io credo molto che social network e Twitter siano uno strumento di espressione in 140 caratteri di un pensiero, di un'opinione, di un'emozione. Volevo vedere le persone che suscitano questa emozione. È stato molto bello incontrare Gabardini, Carlo, incontrare Beppe Severgnini, incontrare Iddio, che sono persone che hanno... Quindi un evento karmico. Un evento karmico, sì, assolutamente, che sono persone veramente splendide, ed è stato un modo per entrare dentro in questo Twitter anche nel modo tradizionale, che è quello di stringersi una mano e fare due chiacchiere di persone. Ecco, tu però hai sponsorizzato il premio dedicato al Twitter tecnologico, sì, quindi ha vinto Stefigno. Sì, 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 perché mi interessava anche un qualche cosa di coniugarlo con quello che faccio io, mi occupo di tecnologie, sì, social network e web marketing, e quindi mi piaceva anche dare un risvolto e contribuire anche in questo senso. Non dimentichiamoci che tutte queste iniziative che sono all'inizio, come lo stesso Twitter, spesso e volentieri non è che abbiano questi fondi così importanti per poter poi fare delle manifestazioni, quindi anche dei contributi come quello che è stato mio possono essere stati sicuramente utili per fare in modo di dare un valore anche a persone che fanno il loro lavoro senza per forza dover essere strapagati. Certo, quindi in qualche modo ha innestato anche nei Twitter Award quello che tu fai anche come attività principale, cioè il talent scout nel web marketing, giusto? Sì, in un certo senso hai ragione, corretto, sì. Mi occupo di trovare persone che siano in grado di fare progetti senza far disperare chi glieli commissiona. Che si chiama Web Marketing Management. Il Web Marketing Manager, sì, in particolare sì. Il Web Marketing Manager è una persona che è in grado di interpretare l'azienda, i brand, i prodotti e di portarli sul mercato utilizzando l'online, il web, l'online e il digital, che sono cose differenti, ma tutto quello che ha a che fare con l'interazione diretta, con real time, poi con i clienti. Questo perché le aziende hanno anche dei problemi di cultura nei confronti del web, cioè non sanno oggi esattamente che cosa possono fare attraverso questa cultura, più che questa metodologia. Questa figura professionale, no, assolutamente. Ogni tanto, cioè nel senso, chi? Web marketing manager, social network, Twitter. Ogni tanto dicono, no, ma noi non abbiamo bisogno di questo, vado alla prossima azienda. C'è mancanza di cultura, non c'è ombra di dubbio. Le aziende non hanno idea ancora bene di quanto sia fondamentale per loro avere una persona che di web marketing ne mastichi veramente molto, una persona che gli dà una mano a proporsi in modo corretto e digeribile per quella che è l'utenza del web, per raggiungere gli scopi aziendali, che sono da una parte quella di brand e da una parte sicuramente anche quella della vendita. Il web marketing manager è sicuramente una figura professionale fondamentale che, conoscendo le 30 discipline del web marketing, aiuta le aziende, e mai come adesso una persona può fare tanto, ecco. Quindi c'è bisogno comunque di mettere insieme tutti i concetti, a volte molto astrusi, molto astratti, anche molto innovativi, e quindi senza ancora una letteratura, una storia. Sì, e il tuo profilo serve esattamente per questo. Sì, nella mia veste di advisor, dove si chiacchiera con le aziende di
SEO, di SEM, di AdWords, di social network, social media, qual è la differenza, di come si strutturano le campagne, di email marketing automation, di survey, di security, temi di mobile, di gamification. Questi sono poi dopo i temi con cui si chiacchiera. Certo. E di cui spesso e volentieri siamo un po' tutti noi di questo campo un po' evangelisti, ecco.